Con i suoi 1600 metri di itinerario, che si sviluppano all'interno del sito minerario da cui dal 1876 si estraeva il manganese, la miniera di Gamba Tesa è oggi un polo di attrazione turistica e scientifica. Riaperta nel dicembre 2016, dopo quasi 5 anni di chiusura, è stata nel frattempo eletta a bene culturale dello Stato, consentendo in questo modo di mantenerne le peculiarità e le caratteristiche originali del sito. Ci troviamo alla miniera di Gamba Tesa, una delle realtà importanti del patrimonio minerario italiano che fa parte della rete nazionale dei parchi e musei minerari istituite, come sappiamo, nel 2015 dall'ISPRA. La miniera di Gamba Tesa nel 1979 chiude l'attività produttiva, però è una delle prime miniere che quasi contemporaneamente alla chiusura inizia l'attività di valorizzazione. Il polo turistico offre oggi la possibilità di percorrerne e scoprirne l'interno con l'originale convoglio ferroviario dei minatori. A bordo degli antichi vagoncini è possibile essere accompagnati da guide appositamente formate lungo le gallerie della miniera, conservate nel loro aspetto originale. Un ambiente unico che si snoda lungo percorsi in terra battuta e lungo la caratteristica sede ferroviaria a scartamento ridotto. La miniera di Gamba Tesa è stata una delle più grandi d'Europa, anche dal punto di vista occupazionale, registrando fino a 200 minatori a metà del 1900. Si sviluppa su 7 livelli principali e attraverso un reticolo di gallerie comunicanti di quasi 25 chilometri. Sono il direttore della miniera di Gamba Tesa dal 1980 fino al 2010, quando poi l'ho trasformata in un museo minerario. Abbiamo, diciamo, fatto questa trasformazione in virtù della legge mineraria, in quanto permetteva di far accedere a dei visitatori ai lavori della miniera e quindi, mantenendo in essere la concessione mineraria, continuavamo anche a estrarre, anche se in minima parte materiale, si poteva quindi portare dei visitatori in miniera. Noi siamo stati un po' gli antesignani di questa attività, perché nel 2010 siamo stati forse il primo museo minerario che apriva al pubblico utilizzando la legge mineraria. Al rilancio del sito ha contribuito anche il suo inserimento nel Parco Naturale Regionale dell'Aveto, avvenuto nel 1995. All'attività estrattiva fu affiancata poi nel 2000 una parziale ma significativa trasformazione in museo minerario, con l'organizzazione di visite guidate giornaliere. L'attività mineraria è stata aperta con il supporto degli stessi minatori, i quali alcuni giorni lavoravano, altri funzionavano da guida. Un sistema per sostenere la volta era realizzato in legno di castagno. Il legno di castagno ha una particolarità perché, se sollecitato, se la volta, diciamo, è in processo di cadere, fa un rumore caratteristico. Prima di spaccarsi, il minatore, se avverte questo rumore, è un rumore molto forte che riesce ad avvertire anche su diversi livelli, e quindi, sentendo questo rumore, ha il tempo, diciamo, di scappare, di mettersi in sicurezza. Gamba Tesa è stata il primo esempio nazionale di miniera attiva fruibile al pubblico, e la sua prima musealizzazione è avvenuta già a partire dalla fine degli anni 90. La miniera poi nel 2000 è stata chiusa e, in seguito alla legge regionale del 2014, ha ripreso le sue attività proprio nel 2016, e quindi subito si è ha partecipato ai lavori della rete e conseguentemente è un soggetto attivo. Oggi rappresenta un orgoglio nazionale e locale, collocandosi ai primi posti tra le mete turistiche di interesse scientifico e ambientale proposte dalla Regione Liguria, al pari delle Cinque Terre e dell'Acquario di Genova.